Io ricordo un secondo, Luca, a tutti i partecipanti che chiunque voglia fare Sì. delle domande, c'è un'area apposta, come ci ricorda sempre anche Veronica, che è la parte in basso dello schermo o in alto per alcuni, dove c'è scritto QA, Question Answer. Quindi fate una domanda tranquillamente lì, vi verrà risposto o da me o da Veronica o da Marco o direttamente da Luca. Qualora ci siano delle domande che verranno risposte durante la relazione, vi verrà scritto e ne risponderemo o durante o in mezzo alla relazione. Buona visione a tutti. Grazie, 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 grazie. Ah, e Enzo che chiedeva se poteva spostare la finestrina dei panelist. Sì, puoi farlo, Enzo, prendendo la cornice nera e poi ci sono dei tre tastini dove puoi mostrare soltanto chi parla o semplicemente tutta la stringa, insomma, puoi muoverla come vuoi. Bene, allora ragazzi, il titolo di oggi è Smile Guided Periodontology, quindi il concetto di guida è presente anche in parodontologia e mi interessa spiegarvi effettivamente come. Immagino che tutti, come il topic lo definisce, starete pensando quanto sia importante il ruolo del Digital Smile System, quindi associato alla parodontologia. E io credo che sia davvero importante, ma prima di parlare di uno strumento, parlare di un che ci contraddistingue in quanto odontoiatri. La diagnosi innanzitutto. Quindi la diagnosi è essenziale, dobbiamo partire da quello. Quando affrontiamo casi di questo tipo, possiamo porci davvero tante domande e da subito non dobbiamo partire pensando di poter riparabolizzare, quindi in modo corretto, questi elementi dentali affinché si possa migliorare l'armonia globale del sorriso. Dobbiamo porci tante domande che affronteremo insieme nel corso della relazione. Allora, innanzitutto dobbiamo capire qual è la causa di questo inestetismo, ok? Quindi c'è una causa che non riguarda i denti, che si chiama ipermobilità del lato superiore. O possiamo avere una disarmonia di natura scheletrica, quindi con un trattamento di riporto ognatico. O possiamo avere appunto quella che definiamo eruzione alterata attiva, ok? Che si contraddistingue dalla eruzione alterata passiva. Dobbiamo cercare di capire bene questo prima di cominciare a trattare il nostro paziente. Capirete che dobbiamo scegliere bene prima il bersaglio, prima di scegliere di lanciare il primo colpo. E allora a questo punto vediamo velocemente il ruolo importante. Okay? Già almeno 10 anni fa è stata identificata una tecnica che consentisse di riposizionare il labbro superiore, quindi si parla di ipermobilità del labbro superiore, praticamente la causa dell'inestetismo, quindi non è la proporzione scorretta degli elementi dentali rispetto alla quota gengivale, ma è la mobilità del labbro. Quindi dobbiamo andare a trattare il labbro superiore piuttosto che gli elementi dentali. E come facciamo a identificarlo? Sempre analizzando i nostri pazienti. La nostra prima visita, ricordatevi, ieri noi stiamo facendo un percorso, no? Quindi raccogliendo tutti i vari dati. Quindi importantissimo cercare di guardare i nostri pazienti e osservarli come, per esempio, in questo modo, valutando l'entità di esposizione, quindi della quota rosa. E se verifichiamo che c'è una discrepanza tra la posizione, la rest position, quindi la posizione al riposo e la posizione del massimo sorriso, che è maggiore di 8 mm, così come identificato, e allora ragazzi possiamo agire e soprattutto se verifichiamo che gli elementi dentali hanno corretta proporzione, come facciamo a capirlo? Basta fondamentalmente andare a individuare un parametro anatomico importantissimo, che è l'aggiunzione di smalto e cemento. Quindi se l'aggiunzione di smalto e cemento è identificabile, ok? E vediamo che questa c'è una forte ipermobilità del labbro superiore, allora trattiamo il labbro superiore, ok? E possiamo lasciare in pace i nostri elementi dentali, quindi con tecniche come queste, che consentono fondamentalmente quindi di riposizionare il labbro superiore nella posizione quindi più coronale, in questo modo qua, e quindi di ridurre l'entità di esposizione del sorriso. E qui mi fa piacere darvi una piccola chicca, un cenno storico. Di chi sto parlando? Questa è una persona che con questo nome probabilmente, a meno che non siate dei fan, non riconoscerete. Norma Jean Mortensen. Che aveva un problema moderato, non era estremo come quello di prima, ma è anche vero che non è ancora un sorriso così esposto, prevalentemente relativo alla parte di sinistra della paziente. Okay? Ma la proporzione dentale era assolutamente corretta. Stiamo parlando di questa attrice qui, che aveva già un problema relativo all'ipermobilità del labbro.
Okay? Non è stata trattata chirurgicamente, ma lei, e non è un caso che tutte le sue foto sono sempre in una posizione di questo tipo del labbro, lei si sforzava ad assumere posizioni, faceva anche particolari esercizi, quindi con il labbro superiore, affinché si riducesse quindi il movimento, l'ipermovimento del labbro superiore, per esporne quindi una parte ridotta del sorriso gengivale. Quindi la nostra Marilyn, per esempio, è proprio un esempio classico. Poi invece andiamo nei confronti delle disarmonie scheletriche. Casi come questi, bene, senza dubbio uno strumento come il Digital Smile ci può aiutare tantissimo, perché possiamo mostrare, non a noi, ma al paziente, l'inutilità di una procedura rivolta agli elementi dentali o ai tessuti parodontali. Okay? Qui è necessario invece un trattamento di natura chirurgica, ma di tipo maxillofacciale. Okay? Anche questo è importante identificarlo subito. E poi andiamo quindi nel vivo del nostro argomento, quello che ci vede come protagonisti, che sono i denti. I denti e ovviamente il parodonto. Trattando dei denti relativi alle condizioni di disarmonia del sorriso, parliamo di alterazione del meccanismo di eruzione degli elementi dentali. E dobbiamo cominciare a fare un distinguo, andiamo un po' più a fondo. Abbiamo un'alterazione dell'eruzione attiva o un'alterazione passiva del fenomeno eruttivo. Parliamo di conseguenza quindi di un meccanismo patologico, o meglio di un'alterazione dei meccanismi, dei fenomeni fisiologici. E allora dobbiamo senza dubbio prima identificare qual è la fisiologia di questo fenomeno, affinché poi possiamo identificare con più attenzione quindi la patologia e trattarla quindi in modo appropriato. Dobbiamo distinguere l'eruzione attiva e l'eruzione passiva. Okay? Nelle descrizioni sarò decisamente sintetico, infatti, per poi scegliere la fisioterapia. L'eruzione attiva è fondamentalmente il movimento che il nostro dente fa in direzione del piano occlusale, quindi fondamentalmente il movimento che avviene normalmente almeno fino alla fase adolescenziale, cioè fino a quando non trova l'elemento dentale un contatto con l'antagonista. Quindi l'elemento scende in direzione coronale, si porta dietro i tessuti parodontali, fino a quando poi non subentra un movimento passivo, ok? Di eruzione passiva, cioè l'elemento rimane fermo, ok? E poi i tessuti parodontali quindi si apicalizzano, ok? Prevalentemente i tessuti parodontali molli si apicalizzano, perché geneticamente i tessuti parodontali duri, l'osso, si posiziona già, se il meccanismo non ha alterazioni, in protagonista. Okay? Quindi abbiamo un'alternanza di eruzione attiva e eruzione passiva, un'alternanza che fondamentalmente fino all'adolescenza vede come protagonista l'eruzione attiva, con dei periodi di stop, ma dei periodi molto attivi, per esempio compensa mascellare, quindi cresce il mascellare, devono spuntare maggiormente gli elementi dentali, okay? E poi l'eruzione passiva, che raggiunge una sorta di equilibrio intorno ai 18-20 anni, una sorta di equilibrio. Conoscete molto bene il mio pensiero, almeno chi mi ha seguito già altre volte, il mio pensiero relativamente invece al trattamento implantare nel settore frontale delle ragazze, soprattutto d'oligo. Conosciamo benissimo come i meccanismi di crescita verticale del volto continuino oltre, ben oltre i 20 anni. Quindi voi immaginate il posizionare, piccola digressione, ma importante perché potrete un caso, posizionare un impianto al settore frontale e gli elementi continuano a scendere. Okay? Quella è l'eruzione attiva che ovviamente gli impianti non possono avere. Okay? Benone, ovviamente dobbiamo trattare, in quanto odontoiatri, quindi l'alterazione di questo meccanismo, ok? E quindi ci rivolgeremo a casi come questi, dove dobbiamo affrontare con molta attenzione la diagnosi, dobbiamo guardare con molta attenzione, perché per esempio il centrale di sinistra è diverso rispetto al centrale di destra, ma guardate per esempio come il centrale di destra sia consumato, e il laterale di destra, che è una piccola usura nella porzione incisale, come mai in effetti sono slivellate le due parabole? Dobbiamo guardare i nostri pazienti, osservarli con attenzione. Guardate per esempio come l'elemento inferiore, vedo che il mio mouse ora non va più, mi date un feedback se si vede il puntatore in questo modo qua? Vocale, no Luca, no Luca, non si vede, no. Okay. No, non fa nulla. Il mio mouse, volevo, allora se riesco a cliccare qui a mettere,
No, vabbè, non fa nulla. Volevo farvi farvi notare come, per esempio, l'elemento antagonista rispetto all'elemento numero 11, come sia maggiormente vestibolizzato, ok? Quindi, come subisce una maggiore usura il nostro elemento. Quindi, cosa succede? Se l'elemento ventrale è in contatto, ok? Quindi si blocca l'eruzione attiva, però viene usurato, allora deve estrudere maggiormente. Okay? Quindi questo fenomeno di eruzione continua. Questa è un'alterazione, okay, di un meccanismo che è fisiologico, perché tecnicamente gli elementi sono fermi, okay, quando raggiungono in contatto, ma se c'è un'alterata funzione, allora a quel punto il nostro elemento spunta maggiormente. E questo accade molto frequentemente. Il momento in cui erompe, allora a quel punto anche i tessuti frontali scendono verso il basso. Okay? Quindi invece abbiamo l'eruzione, l'alterazione dell'eruzione passiva, okay, tipico come in questo caso, dove fondamentalmente che sono assolutamente sani, guardate gli elementi dentali che sono assolutamente conservati, non hanno zone di usura, ma come i tessuti parodontali siano molto molto convessi, molto bombati, okay? poco festonati ma molto molto spessi, okay? Dovremo poi andare a capire bene biologicamente che cosa è avvenuto qui, perché l'errore più grave che possiamo commettere è una gengivectomia, ok? Mi riferisco ad una mera gengivectomia. Dobbiamo capire bene la biologia. Allora, fondamentalmente, noi dove siamo chiamati in causa a trattare queste tipologie, di queste problematiche che interessano tutte un'alterazione dell'armonia del sorriso, ok? E allora vi spingo a pensare una cosa. Perché dobbiamo trattare questi casi? Cosa ci spinge a trattarli? E allora, fondamentalmente, c'è una cosa che accomuna tutto ciò, che non sono condizioni patologiche, per patologiche intendiamo che non sono condizioni relative a fenomeni infiammatori o infettivi, sono delle alterazioni di meccanismi fisiologici del nostro paziente. Ma siamo chiamati a trattarli perché? Perché l'estetica è sempre più predominante. Da quando in effetti abbiamo una maggiore richiesta estetica dei nostri pazienti, la quota di chirurgia rivolta ai tessuti molli, sia in senso di muco gengivale se abbiamo una recessione, sia in senso di resettiva nel settore frontale, ha aumentato maggiormente, che sia per problemi relativi a alterazioni dei meccanismi eruttivi o che sia per problemi di natura preprotetta. Okay? Siamo chiamati in causa, ma siamo chiamati in causa però quando ci rivolgiamo prevalentemente all'organo dentale. Faccio un piccolo distinguo, c'è soltanto una condizione che invece dovremmo trattare, riconoscere per trattare, ovviamente, perché può essere un fattore di rischio per lo sviluppo della malattia parodontale, che è l'eruzione alterata passiva, ma in una sottocategoria ben precisa, che valuteremo sta facendo, perché comunque crea determina l'insorgenza di una pseudotask, che in quanto tale, sebbene non sia una condizione patologica assolutamente, però è una condizione predisponente. Allora in quel caso lì, nei soggetti che sono parodontopatici o potenzialmente tali, siamo chiamati in causa quantomeno a comunicare correttamente al paziente, perché lì ha anche una piccola infiammazione che creerebbe un danno enorme, ma ve lo spiego meglio poi con la biologia. Quindi il nostro Digital Smile System è assolutamente essenziale perché ci può aiutare a fare diagnosi. È la chiave in un contesto come questo in cui l'estetica è il motivo principale che ci vede quindi come protagonisti della nostra terapia. E vi mostro per esempio un caso. Questo è un caso che così apparentemente è decisamente armonico. Okay? Vi do una prospettiva differente. Okay? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo nella slide precedente inserito un mock-up e questo invece è il mock-up parzialmente inserito. Guardate quanto tessuto dentale manca alla nostra paziente. È pazzesco. Guardiamo la condizional baseline. Parliamo di una ragazza di 19 anni che aveva un vizio enorme, l'onicofagia, quindi mangiava in modo pazzesco le unghie. Guardate quanta struttura dentale ha portato via, quindi guardate come i livelli parodontali sono decisamente disarmonici, quindi di due centrali rispetto ai due laterali, ok? La funzione è assolutamente carente, dobbiamo trattarla probabilmente, quindi ci rivolgiamo nei confronti delle parabole, almeno se io faccio una diagnosi di eruzione alterata attiva, quindi voglio fare un trattamento rivolto ai tessuti molli, ok? Però questo è anche un biotipo sottile, in effetti, ok? E per il biotipo sottile poi guarderemo bene la definizione, non guardate semplicemente se c'è una maggiore o meno festonatura o delle papille più o meno spesse che possono essere più relative a fenomeni di infiammazione marginale. Io penso che la chiave sia fare una corretta diagnosi e il Digital Smile System è molto importante perché la corretta terapia
è la terapia giusta, ben eseguita, ma che sia che raggiunga anche la piena soddisfazione per il nostro paziente. E allora quindi per me che cosa è molto importante, se ben abbia fatto già una diagnosi ben precisa? È questo, fare un corretto mock-up, un mock-up che posso tenere in situ per esempio per lungo tempo affinché io possa funzionalizzare correttamente questo mock-up, posso verificare la funzione insieme alla paziente, quindi sia allungare gli elementi, è una soluzione accettabile, per poter ridurre, vista la giovane età, quindi l'entità di trattamenti di natura irreversibile, ok? Non sono assolutamente sicuro di voler fare una incisione a questa paziente così giovane, che mi chiede fondamentalmente di avere gli elementi più visibili, e allora cerchiamo di verificare se riusciamo a raggiungere questa condizione con un mock-up. E la cosa bella è il nostro protocollo, poter realizzare un mock-up in pochissimo tempo, con pochi passaggi, sono le nostre due semplici fotografie e la scansione intraorale, che ci danno la possibilità di raggiungere quindi una serratura diagnostica di questo livello. Okay? Quindi alla vostra destra avete la condizione iniziale, alla vostra sinistra invece avete la condizione che io vorrei raggiungere. E così capire molto bene l'entità della quota che io voglio ripristinare e in una maniera molto realistica fare il nostro trattamento. Il nostro trattamento lo vedete qui, eccolo qua. Il nostro trattamento è quella passione guidata dal mock-up, che significa semplicemente definire una finishing line, rendere uniforme lo smalto della nostra paziente, neanche da lontano pensare di toccare l'anestetico, okay? E fare qualcosa che sia la più conservativa e minimativa possibile per la nostra paziente. Perché siamo già sicuri del nostro risultato, perché abbiamo già testato per lungo tempo, e qui il mock-up è stato indossato per parecchio tempo. Okay? Vi faccio vedere questa foto non per far vedere che è essenziale fare questi trattamenti sfruttando l'adesione al massimo, ma per farvi capire quanto sia stato mini-invasivo, in particolare nella slide di sinistra, per guardare quindi le preparazioni che abbiamo effettuato. Definire una linea netta è anche importante per me per posizionare correttamente i nostri restauri con i loro assi di inserzione orizzontale. Okay? Subito dopo la cementazione, quindi l'armonia ritrovata della nostra paziente, che quando ritorna nel nostro studio a controllo ha un aspetto completamente diverso. Una paziente che prima davvero mi guardava in modo non sereno nel momento in cui chiedevo di fare delle fotografie per analizzare bene il suo caso, adesso invece è una paziente raggiante, che è una paziente che sorride con gli occhi, dove fondamentalmente il mio workflow è stato quello di effettuare una terapia appropriata al mio paziente, perché ho fatto una corretta diagnosi, soprattutto una corretta previsualizzazione. Per previsualizzazione intendo quindi guardare con gli occhi corretti il caso io, testarne la funzione, okay? Questi mock-up possono essere cementati in modo stabile, assolutamente, per il periodo giusto per la funzionalizzazione, e ogni caso ovviamente sarà un caso a sé, e quindi scegliere la via appropriata. Che guarda caso, questa terapia appropriata non ha preso in considerazione terapie di natura chirurgica. Ok? Quindi, parliamo di parodonto? Sì, ricordatevi sempre che la prima opzione è il non trattamento, la prima opzione. Però dobbiamo avere uno strumento che ci consenta di previsualizzare, ok? Di poter capire molto bene, quindi, qual è il target della nostra terapia. Bene. Andiamo a trattare casi più complessi, dove è evidente che ci siano però delle disarmonie anche relative ai tessuti parodontali. Il problema è questo, è fare una corretta diagnosi. La corretta diagnosi vuol dire capire se è appunto un problema di natura dentale, quindi relativo ad un'altra eruzione, e di che tipo, se è tipo passiva. Okay? E all'interno di quella sottocategoria ulteriormente c'è una suddivisione che ci permette di identificare meglio la scelta terapeutica. Guardiamo il nostro paziente quindi a 360 gradi, quindi non basta guardarlo semplicemente sollevando il labbro, ma in posizione corretta, in modo da definire meglio quali possono essere gli obiettivi del nostro trattamento. Allora, qual è il razionale per poter scegliere la migliore terapia? È sempre la biologia a guidarci, è sempre la biologia. E qui, sono sicuro che tutti diranno, è sempre a parlare di questo? Sì, ma sono sicuro che per molti di voi ci sarà una piccola sorpresa. Non possiamo parlare, amici miei, di parodonto senza nominare almeno una volta il nostro Gargiulo nel 61, ok? E saluto Fabrizio, che non è lo stesso Gargiulo che ha fatto questo studio. Dove dobbiamo nominare una stampizza biologica? La domanda che vi faccio, è ancora corretto?
suddividere l'ampiezza biologica in questi tre compartimenti? È ancora corretto considerare il solco parte attiva della nostra ampiezza biologica? O ancora di più, guardate quella seconda scritta, epithelial attachment, l'attacco epiteliale. Ma scusate, ragioniamo insieme. L'attacco epiteliale, ok? In realtà quello istologicamente che cos'è? È un epitelio giunzionale come composto. C'è un connettivo che lo sostiene, che lo spinge verso lo smalto del dente, perché l'epitelio giunzionale è sopra la giunzione smalto-cemento, la CEI, lo spinge, e il contatto con la superficie liscia e perfettamente pulita, come lo smalto naturale del nostro paziente, determina la formazione, quindi l'espressione di emidesmosomi da parte delle cellule epiteliali. E quindi avviene questa adesione, non è un attacco. Attacco è quello che c'è sotto, connettivale, in cui c'è una integrazione strutturale di fibre all'interno del cemento radicolare. Quindi c'è una compenetrazione di fibre tra il cemento radicolare, okay, e il connettivo sopratestale. Ma invece l'epitelio giunzionale è adeso, non è attaccato, non ci sono fibre che penetrano nello smalto. Quindi è corretto chiamarlo attacco epiteliale, e vi stupirò. Cominciamo a fare una bella cosa. Il solco non appartiene all'ampiezza biologica. Pensate che io sia pazzo? No, non sono pazzo. Dobbiamo semplicemente leggere bene gli studi e soprattutto aggiornarli. Okay? Cominciamo a focalizzare questo numero, soprattutto questo compartimento. Vedete, ho escluso la cosa del solco. So benissimo che ci sono regole auree, come dire, ok? Che è importante, il numerino 3, importante mantenere una distanza tra il margine protesico o tale, quindi dove vogliamo che il nostro elemento quindi nella scena rispetto al margine cristale. Però ragazzi, stiamo parlando anche di studi molto, molto, molto datati, dove senza dubbio la biologia è assodata, ma l'interpretazione, la chiave di lettura della biologia può essere cambiata grazie agli studi, okay, che in 40 anni abbiamo fatto. E quindi vi domando, ma questa domanda non l'ho fatta a me stesso, questa domanda è stata fatta in un contesto internazionale, okay? Se questa distanza è uguale per tutti, quindi mettiamo tutti 3 mm di distanza? Possiamo misurarla prima? Possiamo sapere prima se dobbiamo ridurre o invece aumentare questa distanza tra bone crest e il margine di preparazione, il margine gengivale che noi vogliamo? E poi possiamo preservare il tempo? Questi valori. E allora quindi realmente che cos'è l'ampiezza biologica, ragazzi? E qui la risposta è dobbiamo davvero soltanto leggerla. Quindi con l'ultima classificazione delle malattie parodontali, che okay, già sta passando del tempo, ma è ancora attualissimo la comunicazione su come in effetti è stata sviluppata, ci porta a ragionare in un modo differente. L'ampiezza biologica, ok, è una definizione che oggi viene sostituita da supracrestal attachment, ok? Attacco supracrestale, ok? Quindi l'ampiezza biologica ad oggi viene definita come quel compartimento, ok, che coinvolge i tessuti supracrestali, ok? Che si attaccano alla nostra radice. Quindi fondamentalmente l'epitelio giunzionale, ok, è una parte del tessuto sopracristale che non è attaccato alla nostra radice. L'epitelio giunzionale è un'entità che esiste e può anche non esistere, mentre il tessuto connettivo sopracristale deve necessariamente esistere, ok? Cioè esistono condizioni in base a un minimo fenomeno infiammatorio che determinano il distacco dell'epitelio giunzionale dalla superficie dello smalto. Quindi è come dire, è un'entità quasi per dire temporanea, viene addirittura definita cerniera. Questo vi fa capire molto meglio, quindi, quando possa resistere nei confronti di un attacco batterico. Siamo sempre abituati a pensare all'attacco epiteliale lungo. Cominciamo a togliere di mezzo questi vocaboli. Okay? Attacco sopracrestale, cioè ci definiamo, cioè andiamo a rivolgersi in quella piccola quota che va tra la cresta ossea, ok? E quindi il termine del connettivo sopracrestale, dove poi comincia il nostro epitelio, che poi continua con il margine gengivale, modificando anche la sua istologia, quindi da tessuto non cheratinizzato, poi diventa cheratinizzato, ortocheratinizzato all'esterno. Questo è molto importante, per quello ho menzionato questi studi. E allora andiamo avanti perché poi dopo prenderemo questo concetto, quindi di attacco sopracrestale, e lo porteremo all'interno della nostra terapia.
E identifichiamo un'altra entità del nostro parodonto. Il fenotipo. Sempre più parliamo di fenotipo, sempre meno parliamo di biotipo. Okay? Il sondaggio è la chiave, è sempre il sondaggio la nostra chiave. Okay? Perché definiamo più o meno un millimetro, o meglio per essere più precisi un millimetro e due? Perché conosciamo che il raggio di azione periferico della placca batterica è di circa un millimetro e due. Okay? E allora se abbiamo dei tessuti marginali più sottili di questa entità, basta una minima infiammazione sufficiente a determinare cosa? Sicuramente, molti di voi stanno pensando alla recessione, perché l'infiammazione coinvolge interamente il tessuto connettivale che è posto tra l'epitelio che è rivolto verso il dente e l'epitelio invece è rivolto verso il cavo orale. Se è spesso solo un millimetro, basta una minima infiammazione che ne determina quindi la recessione. Motivo per cui l'epitelio gingivale diventa un'entità che è variabile, che può assolutamente scomparire. Ben diverso dal connettivo sopracristallo che deve essere fermamente adeso. Nel momento in cui invece abbiamo uno spessore maggiore di un millimetro, allora abbiamo un fenotipo spesso. Siamo abituati a pensare con la vecchia logica che il biotipo sia geneticamente determinato. No, altra chiave di lettura. È la morfologia dei denti che è geneticamente determinata. E tale morfologia determina quindi un biotipo gengivale. Dipende dai tessuti duri sottostanti. Non è il contesto per fare un corso di parodonto più avanzato per spiegare bene questo, ma memorizzate bene per adesso questo parametro. Il fenotipo, perché varia da dente a dente. Pensate agli elementi superiori e quelli inferiori. Non possiamo pensare che misuriamo il centrale di sopra, ok, perfetto, il biotipo spesso, quindi sotto. Possiamo tranquillamente fare un'incisione paramarginale molto, molto accentuata, perché tanto tutto ripete. Non è così, assolutamente. Che sono fenotipica, che è rivolta ai tessuti parodontali, in particolare l'osso. E che cosa guida quindi l'espressione fenotipica? L'entità della resezione ossea. Stiamo parlando quindi di questo compartimento fondamentale che va tra il margine crestale, okay, e la giunzione smalto-cemento. Okay? Quanta quota di osso dobbiamo rimuovere? È 3 mm per tutti? No. Lo pensavamo un tempo quando avevamo definito un'ampiezza biologica standard, ok? No, parliamo di parametri individuali. E allora dobbiamo definire questo tipo di resettiva che addirittura va verso i 4 mm nel biotipo spesso, ok? E invece decisamente meno, un millimetro in meno almeno, o un millimetro e mezzo anche in meno, nei confronti del biotipo sottile, ok? Perché noi non dobbiamo pensare al sondaggio e quindi sempre a quei famosi 3 mm. Ragazzi, ci sono tanti casi in cui sondiamo anche 5 mm e poi andiamo a vedere l'attacco connettivale sopracristale, quello che realmente definisce l'ampiezza biologica, per così dire, quindi questo supercrystal attachment, che invece è di solo un millimetro, ok? È quello che non dobbiamo violare, ok? Quindi cominciate a pensare tutte le volte che facciamo un lembo in pazienti sani e andiamo a fare una resettiva e andiamo a togliere quelle fibre. Se noi togliamo quelle fibre, che cosa avviene biologicamente? Che si devono riformare, perché mentre, vi ripeto, l'epitelio giunzionale è un'entità che può esserci e non esserci, l'attacco connettivale deve per forza esserci. Quindi se io tolgo un millimetro di osso e tolgo tutte quelle fibre che distanziano la cresta ossea dalla giunzione smalto-cemento e richiudo il lembo, che cosa avverrà? Che un millimetro di osso scenderà da sé, ok? Perché il connettivo sopracristale si deve riformare necessariamente, ok? Quindi un processo di rimodellamento non controllato. Quindi ben diversa una resettiva da fare in denti affetti da malattia parodontale, quindi per motivi di altra natura, rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi. Questo è molto, molto importante. Ok? E capisco, non sto vedendo le varie domande, ma poi dopo le analizzeremo insieme. Il dibattito può essere interessante. Questi concetti, ragazzi, sono condivisi, vi posso dire, da tutti i miei maestri della parodontologia, ok? Quindi vi spingo a pensare in modo un po' più moderno, se ancora abbiamo nella nostra testa quel famoso numerino. Pensiamo anche in protesi, dove, almeno ad oggi, io sto vedendo tantissimi webinar, dove ancora si pensa di poter mettere un
doppio filo alto così perché siamo ancora nell'entità del suono, ci stiamo rivolgendo. In ogni caso, la cosa che è fondamentale resta questa, quindi il sondaggio per analizzare bene, bene, bene il target della nostra terapia, quindi che tessuti noi stiamo trattando. Quindi un biotipo spesso, come per esempio della vostra destra, un biotipo sottile alla vostra sinistra, ok? E qui siamo in un'epoca in cui non avevo questo strumento fantastico, i miei concetti erano sempre gli stessi, quindi la mia chirurgia parentale non variava. Però vedete come io ero, come dire, un po' empirico nel trattamento. Non vuol dire che stessi sbagliando, ho fatto le mie misurazioni, ho fatto le mie cerature, assolutamente. E non è che dobbiamo cancellare tutto quello che abbiamo imparato fino adesso. Però non possiamo assolutamente non riconoscere il ruolo di uno strumento digitale pazzesco rispetto a quello che vedete, per esempio, alla vostra sinistra o alla destra, che ho fatto la mia marcatura, quindi a mano libera, cercando di, con un esame fotografico, capire bene quella che fosse l'esposizione. Lo vedete anche a sinistra, prima di fare quindi l'anestesia, mi vado a segnare il limite che voglio raggiungere, insomma una serie di calcoli, eccetera. Oggi invece vado a mano libera, che voglio dire, quando vado a fare le mie cose vado a mano libera, nel senso è come se facessi una chirurgia implantare guidata. Mi preoccupo di fare le altre cose, ma non di mettere un impianto, perché sono assolutamente guidato. E qui vi farò vedere quindi come abbiamo evoluto quindi il nostro approccio. Quindi se abbiamo ben chiara la nostra biologia e non è sufficiente di dare degli altri input, ovviamente allora l'estetica comincia ad essere chiamata in causa. E allora vediamo questo caso. Dopo questo caso abbiamo un po' di tutto. Abbiamo di sicuro una disarmonia, elementi già trattati. Per esempio vedete come nel profilo di destra ci sia una maggiore esposizione rispetto al profilo di sinistra, però c'è anche un problema poi di natura occlusale. Guardate come il 13 sia molto estruso, quindi quella non è un'alterazione attiva. Passiva, ma è una recessione, dobbiamo riconoscere molto bene tutto ciò, perché per esempio su quella radice lì dobbiamo andare a levigare, su ciò che c'è invece sotto invece no, dobbiamo identificare bene. Allora qui il nostro digital smile entra in gioco, quindi il nostro modellino che deriva dalla nostra scansione, quindi viene fatto il matching con la nostra fotografia, viene tutto unito e allora a quel punto nuova ceratura. Questo è, non abbiamo fatto un mock-up di tipo diretto come prima, cioè stampato in bocca, no, ma è un mock-up indiretto, cioè stampato in laboratorio, eccolo qui. È ovvio che è sovrapposto dentro il paziente, quindi maggiorato in senso occlusale, se già avevamo un'estrusione del 13, il nostro mock-up su quel 13 sarà ancora più lungo, ma a me era, per me era importante, quindi la riparabolizzazione. E un mock-up del genere mi dà un valore pazzesco, pazzesco, perché al di là quindi dell'andamento, il piano incisale che è ovvio che deve risalire, ma devo toccare i denti, questo è uno strumento di comunicazione incredibile per spiegare alla nostra paziente come così otterremo una perfetta armonia tra il lato di destra e il lato di sinistra. Okay? E ricordatevi sempre che questo, grazie alle bellissime relazioni che abbiamo già visto nelle precedenti settimane, come lo realizziamo? In modo molto, molto semplice. Due fotografie e la scansione intraorale. Questo è. Questo mock-up ovviamente per noi sarà la guida di una nuova DIMA, una DIMA che permetterà di guidare quindi la nostra parodontologia. Quindi vedete, questa è una DIMA che è fenestrata dall'interno, ok? Perché rispetto alla mascherina termostampata che avete visto nell'altro video, invece io voglio migliorare le performance della nostra incisione. Quindi andare all'interno, essere guidati in modo corretto dalla nostra mascherina, okay? Andare all'interno. La nostra incisione. Questa è una cosa molto molto importante, perché altrimenti sono sovracontornato. Se è possibile anche bisellare in modo corretto il mio lembo. E poi abbiamo invece un'altra mascherina che è importante per poter definire bene quindi il margine finale della nostra futura protesizzazione, affinché io possa fare bene quei calcoli, quindi della distanza, della quota di resettiva eventualmente da fare, perché non è detto che bisogna fare sempre resettiva. Okay? Quindi abbiamo queste due dime che fondamentalmente sono frutto dello stesso progetto. Tolgo l'audio, ecco. Datemi solo feedback se si sente comunque la mia voce, ho tolto solo la canzone di video. Si vede, si sente, sì. Si sente solo la tua voce. Adesso si vede pure la freccina. Si vede la freccina sul vostro schermo? Sì,
Sì. Avete un feedback vocale? Sì, sì. Uso la chat, non vi... Si sente e si vede. Non vi leggo. Benissimo. Allora, questo per esempio è il mockup per farvi vedere quindi come calda correttamente, come stabile, è stato suddiviso poi in tre zone, il frontale e poi le altre posteriori per semplicità, semplicemente per quello, perché era più facile collocarlo. Ecco la nostra DIMA invece in posizione, quindi dove identifica, per esempio, zone dove è importante la quota, come quel 13 che era molto estruso, altre zone dove è solo un recontouring, come vedete sul 12. Io posso essere preciso, come con una matita, ok? È bello perché io seguo tutti i webinar, veramente sono connesso mattina e sera per cercare di capire anche, visto che non posso andare a conferenze, quindi quello che il panorama internazionale offre, ed è bello perché sto in questi giorni sentendo di cose davvero... davvero simpatiche e fantasiose, laddove non c'è rispetto di concetti diagnostici e biologici. E vedete, questo è molto molto importante, fare incisioni così piccine, a tutti i due lati, vi faccio vedere nel momento in cui togliamo la DIMA, quindi come in alcune zone abbiamo semplicemente identificato dei nuovi profili di emergenza, quei futuri profili di emergenza che il nostro manufatto protesico darà alla paziente. Dobbiamo però mettere in condizioni il parodonto di garantirci quel profilo di emergenza, quindi dove non dobbiamo toccare la nostra papilla non la tocchiamo, dove possiamo preservarla la preserviamo, dove dobbiamo liberarla la liberiamo. Cosa importante, sempre spessore parziale, la base delle nostre papille è spessore parziale, quella zona di riconnessione del lembo primario alla porzione anatomica restante. Qui abbiamo preservato invece l'apice papillare perché era importante la quota, e andiamo a vedere sempre spesso le parziali, almeno nella zona interprossimale. Bene, 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 inutile vedere questa parte qui perché poi vedrò degli altri concetti. Ok, quindi questa sarà la nostra, come dire, ideale posizione dei margini gengivali, ok, che poi saranno gestiti con dei manufatti protesici. Eleviamo il nostro lembo. Ecco, entra in gioco quindi la seconda mascherina. Quindi entra in gioco questa mascherina che ci permette quindi di riconoscere il futuro margine gengivale. Ok? Allora io vado a misurare e qui espongo 3 mm, perché in questo caso avevo un biotipo spesso, ok? Espongo i miei 3 mm facendo moltissima attenzione a rimuovere l'osso e cercando di preservare il più possibile le nostre fibre connettivali, ok? Le nostre fibre connettivali, perché devo definirne poi un attacco, va bene? Ma vi spiegherò poi successivamente con un altro step esattamente come fare. Allora, a questo punto... Qui dove siamo? Qui siamo già a guarigione. Guardate, ci sono delle microsuture, le potete riconoscere. Sono delle microsuture, ecco qua, quindi una fase proprio iniziale di guarigione, ed è bello come ci sia una bellissima corrispondenza tra il progetto iniziale e la nostra finalizzazione. Ok? Quindi se noi lo possiamo pianificare, quindi lo possiamo vedere, lo possiamo realizzare. Questo è molto importante, i nostri tessuti parodontali che rispondono bene, perché se il nostro parodonto viene rispettato ci ringrazierà sempre. Tutto questo è sufficiente? Non è sufficiente, ci manca uno step. Eccolo qua, una classificazione è importantissima, dobbiamo sempre farla. Questa è una classificazione che viene attualmente accettata, tuttora accettata, quindi sull'evoluzione alterata. Abbiamo due classi, 1 e 2, tipo 1, tipo 2, la differenza la fa la gengiva cheratinizzata. Dove quindi è posizionata la giunzione muco-gengivale? Se la cresta ossea è più coronale rispetto al muco-gengivale è classe 1. Se invece abbiamo una cresta ossea addirittura apicale rispetto al muco-gengivale è classe 2. Questa distinzione è importantissima. Perché? Perché definisce la posizione della nostra incisione primaria. Ok? Se per esempio, come in questi casi, tipicamente dove non abbiamo motivi protesici, ma dobbiamo solo esporre la muco gengivale per migliorare il rapporto corona dentale rispetto quindi all'armonia del nostro sorriso, come facciamo? Dobbiamo quindi andare a identificare la giunzione smaltocemente e andarla a disporre. Ma immaginate se nel T2 andiamo a disporre direttamente con un'incisione paramarginale la giunzione smaltocemente. Andiamo a togliere integralmente la quota di gradienza da presente.
capirete bene, quindi che lì l'incisione deve essere decisamente meno festonata, più bisellata, ma molto più apicale, molto più coronale o addirittura intrasulculare. Okay? C'è però una suddivisione ulteriore di tipo A e di tipo B all'interno di ogni classe. Qual è? Dipende dalla entità del tessuto connettivo sopracristale, e questo è importantissimo. Cioè, nel tipo B, come vedete, abbiamo una quota minima che va verso il millimetro, se non meno, tra la cresta ossea. Guardate i vostri pazienti quando fate il lembo. Perché è importante questa classificazione, ragazzi? Perché voi non potete identificare prima, o meglio, vi darò degli strumenti digitali moderni per cercare di trovare prima una soluzione, ma dato che molti ad oggi tuttora identificano, come per esempio nel tipo 1A, dove c'è un eccesso prevalente di gengiva, ma è dove il tessuto connettivo sopracristale è corretto, molti parodontologi ancora identificano come la gengivectomia sia la terapia di elezione. E lì, ragazzi, purtroppo si denota una carenza di informazioni. Quella è una scorretta diagnosi. Perché? Perché dobbiamo sempre capire qual è la causa. Allora, innanzitutto non possiamo sapere perfettamente prima qual è la giusta relazione tra cresta ossea e giunzione smaltocemento. Quindi se non possiamo saperlo perfettamente prima, se non eleviamo un lembo, rischiamo di togliere solo gengiva, poi magari andiamo a mettere lì, in quella zona, il nostro manufatto protesico e avremo sempre un tessuto marginale completamente infiammato. Okay? Numero due, nello stesso sé stante possiamo avere un tipo 1A o un tipo 1B. Di certo non possiamo avere 1A e 2A, perché la muco gengivale non fa così, ok? A meno che non creiamo noi degli errori, degli danni iatrogeni. Ma all'interno della stessa classe possiamo avere la cresta ossea più su e più giù, dipende dai fenomeni eruttivi, appunto dalla eruzione alterata, ok? Quindi se non lo andiamo a sollevare il lembo, non andiamo esattamente a fare la cosa giusta. E in ultimo, cosa più importante, la causa, sebbene non sia perfettamente definita, la causa di queste alterazioni dei fenomeni eruttivi è molto spesso identificata nel tessuto parodontale duro, quindi nell'osso interprossimale, che è spessissimo, fibrosissimo. Dobbiamo quindi andare a fare degli scivoli verticali, vertical groove, affinché non si ricrei quindi nuovamente una quota di tessuto molle che andrà nuovamente a sovrastare la giunzione di smaltocemento o ancora peggio i nostri restauri protetici. Ok? Quindi è molto importante conoscere la biologia affinché si possa scegliere la giusta terapia. Ci sono tanti metodi di vi li illustro così velocemente perché possiamo fare un corso di chirurgia parodontale tipo resettivo relativo al settore frontale, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ma ci sono tanti strumenti perfettamente supportanti dalla letteratura di tipo bidimensionale radiografica per poter capire, o meglio cercare di capire prima di toccare il nostro paziente, la corretta distanza che c'è tra, cioè la distanza naturale che c'è tra la bone crest e il margine gengivale. O ce ne sono altri tridimensionali, ok? E qui devo dire che un po' il mio interesse è andato un po' più a fondo, perché ci sono questi studi dove cercano di identificare quindi alla conbeam, quindi la corretta distanza che c'è tra il bone crest e la CEI, ok? E quindi identificando la prima, come per esempio vedete in questo caso 1,26, quindi una ridotta distanza, e allora fondamentalmente si può capire bene di fronte a che caso siamo, cosa andremo a trovare. E poi guardate che grande balcone. Devo dire che però ci sono molti clinici che pensano che nella CBCT non si riesce a vedere molto bene quando il tessuto non è perfettamente mineralizzato e quando quindi lo spessore del tessuto corticale è inferiore al millimetro. Quindi fare una corretta diagnosi sulla conbeam non è il massimo, e poi soprattutto dobbiamo pensare anche all'esposizione radiogena. Però se abbiamo, a mio avviso, gli altri motivi per i quali è necessario fare una conbeam, allora a quel punto io vado a metterci del mio. Quindi, per cercare di identificare bene questa quota, che cosa vado a fare? Vado a fare questo. Dato che noi siamo ormai dei digital boys, possiamo dire così, ragazzi digitali, allora a quel punto io voglio creare il mio virtual patient anche in parodontologia. E quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare quindi questo matching tra l'STL e la conbeam, e in questo modo possiamo identificare con molta precisione rispetto allo studio precedente esattamente dove è posizionato il nostro margine gengivale rispetto alla nostra cresta ossea. Ma possiamo aggiungere qualcosa in più: il nostro digital smile system. Perché? Guardiamo questo paziente.
Questo è un paziente, il bellissimo poder digitale, che io ho visto soltanto il giorno della chirurgia, quindi mi mandano il caso, qui siamo all'Università di Valencia, mi hanno chiesto di fare quindi un intervento dal vivo dopo aver fatto lezione, quindi al postgraduate in parodonto, e il paziente chiedeva di migliorare l'armonia del sorriso perché quello di destra era disarmonico. Ok? Allora io mi faccio mandare le foto, faccio il mio video smile, eccolo qua, e sovrappongo anche la combim, perché, guarda caso, siamo nel gruppo di Alpiste. Alpiste è chi ha scritto più letteratura scientifica ad oggi presente per trovare un metodo di valutazione radiografica che consentisse di poter prevedere la corretta posizione, la naturale posizione tra la bone crest e il margine gengivale. Quindi definire prima quell'ampiezza biologica individuale. E allora a quel punto, proprio a casa loro, vado a fare questa cosa, dove propongo in anteprima cosa? La mia ceratura digitale, quindi il mio Digital Smile System Project, abbinato a tutto questo. La parte gialla che vedete, o questi outline che vedete, quindi io posso già identificare perfettamente come ho la corretta distanza tra il margine gengivale che io voglio ottenere, quindi l'allungamento, quindi la mia incisione primaria, e la cresta ossea. E guardate come è già presente una bella quota. E soprattutto, guardate alla vostra destra, guardate che balconi che ci sono. Non si sente? Carmen? Ok. Guardate che balconi che ci sono alla vostra destra. Quindi siamo proprio di fronte ad un caso puro di eruzione passiva alterata. E lo posso riconoscere perfettamente prima. So perfettamente quindi cosa fare prima. So perfettamente comunicare con il nostro paziente. Questa è una cosa bella. Okay, quindi il matching tra la nostra ceratura digitale, ok, e quindi tutti i parametri anatomici del nostro paziente, ok, quindi la condizione di partenza, la condizione di arrivo. Grazie alla condizione di arrivo, a questo punto identifichiamo quindi i nostri nuovi parametri, quelli che vogliamo ottenere, quindi la nostra dima chirurgica, il progettino che ci permette anche prima di poter previsualizzare il bello è questo, che il paziente fondamentalmente lo vede direttamente il giorno della chirurgia. È una dima però che ha delle informazioni in più, perché rispetto a prima che vi ho mostrato due dime, poi ovviamente studiando un po' più le cose facciamo sempre dei miglioramenti, e allora se la parte blu corrisponde quindi alla ceratura digitale che abbiamo effettuato grazie al Digital Smile System, ok, allora a questo punto la parte interna corrisponde alla nostra gengivectomia. La parte esterna cosa corrisponde? Grazie al fatto che abbiamo anche previsto dove sarà la nostra posizione del tessuto connettivo sopracrestale, definiamo eventualmente se fare un'ostectomia, perché abbiamo fondamentalmente inserito quei parametri che abbiamo calcolato già nella TAC, li abbiamo riportati sulla cornice superiore della nostra dima. Okay? Quindi con un unico strumento, un'unica dima, abbiamo tutte le informazioni. Questa quota corrisponde proprio all'attacco sopracrestale. Okay? E con un video, quindi vi mostro quello che è l'approccio più moderno, ok, al trattamento. Non è il video di quel paziente, perché appunto l'ho operato in Spagna, ma non avevano la possibilità di poter fare delle riprese durante l'intervento, solo immagine fotografica. Vi mostro un caso un po' più complesso, perché è un po' più esteso, dove ci sono quindi... Guardate questi sondaggi, vedete, sono 5 mm, ma non sono patologici. Eruzione passiva alterata classe 1A, sui laterali, ben diverso invece su questo centrale, e sul 21 ancora meno, ok? Quindi la nostra dima, che ha quindi tante informazioni, quindi porta all'interno quindi il concetto di tessuto connettivo sopracrestale, quindi attacco sopracrestale, la nostra incisione, è un classe 1A, quindi abbiamo la muco gengivale che è apicale rispetto alla cresta ossea, quindi possiamo permetterci un'incisione tutta in cheratinizzata, e così proprio possiamo perfettamente disegnare la nostra incisione. Ok? Con molta sicurezza. Non mi pongo più di fare uno studio estetico del paziente, l'abbiamo già fatto, non mi pongo di comunicare ulteriormente con il nostro paziente, l'abbiamo già fatto, il paziente è perfettamente edotto, perché il nostro mock-up che ovviamente viene mostrato prima del giorno della chirurgia, da tutte le informazioni. A questo punto vedete come con una matita abbiamo disegnato perfettamente la nostra incisione, e a questo punto andiamo a migliorare con sempre uno spessore parziale nella zona delle papille, uno spessore totale invece nella porzione vestibolare, perché dobbiamo esporre completamente quell'osso per poi calcolare bene la distanza
del nostro nuovo attacco, se c'è bisogno, quindi riposizionare quell'attacco, o invece rispettarlo e basta. Quindi vedete lo spessore parziale, solo sulla base delle papille, si sollevano e poi andiamo lì, da lì in poi spessore totale. Vedete come con dei piccoli scalpellini e piccoli scollatori faccio un'azione delicatissima di sollevamento, ecco, vedete? Scalpellini per preservare tutte le fibre, anche perché se poi andiamo a sottigliare quel lembo, obiettivamente togliamo della vascolarizzazione assolutamente importante in fase di guarigione. Vedete? Il nostro spessore totale, eccolo qua, ecco, e andiamo a guardare. Guardate lì, altro che se c'è già sul 12, sempre una quota corretta di attacco connettivale sottocrestale. Lì si epitelizziamo ovviamente le nostre papille perché saranno la base di attacco del nostro lembo che andremo quindi poi non a riposizionare, ok? Andremo semplicemente a posizionare naturale, ok? Non andiamo a far scorrere né apicalmente né coronalmente. Laddove invece io ho bisogno lo posso fare dei marker, vedete? Con la mia dima, con la parte superiore. Ecco qui, vi ho detto di preservare, vedete quelle fibre, si vedono da qua quando sono belle. E voi dite, ma io le sto togliendo. No, amici, non sto togliendo quelle fibre perché sto utilizzando uno strumento che nasce appositamente per questo scopo, disegnato per questo scopo. Uno strumento è soluzione di taglio, eccolo qua, lavora soltanto in punta, ok? Ma la cosa invece importante è andare a fare una corretta osteoplastica delle zone interprossimali. Quella è la cosa più importante. Altrimenti, vedete dove lì invece ho rispettato il periosteo alla base della papilla. Lì è importante creare delle corrette concavità. Okay? Ricordatevi che la fessonatura non è soltanto in senso verticale, ma anche in senso orizzontale. Eccola qui, per definire la corretta anatomia del nostro paziente. Altrimenti il problema non è risolto. Ok? E quando invece andate a rimodellare come sul centrale, per esempio, la cresta ossea, che sia perfettamente parallela alla CEI. Ok? E a questo punto riposizionate il tutto. Guardate questa è un'unica sutura continua, molto carina, un'unica sutura continua sospesa, che ruota intorno ai vari elementi, eccola qui, e permette quindi di posizionare in cresta, eccolo qua, il nostro lembo. Perfettamente. E voilà. Bene, questo è il nuovo approccio. Dove abbiamo, ragazzi, tre concetti che vi racconto e siamo al fine. Okay? Abbiamo praticamente, innanzitutto, individuare il target. Il target cos'è? Il target del nostro trattamento è l'attacco sopracrestale. Gentilmente, dimenticate il numero 3, il numero magico, 3 per tutti. L'incisione. Per fare un'incisione corretta dobbiamo avere almeno in mente la classificazione dell'eruzione alterata. Quindi un'incisione più paramarginale ci è concessa nella classe 1 e non nella classe 2. Okay? Tanto se voi posizionate correttamente l'attacco, lì avrete il vostro margine gengivale. Okay? E l'ostectomia sulla base del fenotipo. Ricordatevi 3,5-4 per quello spesso, 2-2,5 per quello sottile. Il minimo è 1. Se togliete nel primo millimetro della vostra cresta ossea, le fibre, state pur certi che si riformeranno, ma purtroppo perdendo un altro millimetro di tessuto osseo. Quindi il rimodellamento incontrollato. E in ultimo, cosa simpatica, un caso non solo di resettiva, però sono le 11:05, andiamo alle conclusioni. Questo ve lo mostro nella settimana prossima, dove possiamo, grazie al DSS, anche parlare di muco gengivale. Il concetto lo stesso e lo mostrerò anche perché poi è protesi, quel caso meglio, la settimana prossima. Allora a questo punto diagnosi e terapia sono perfettamente integrate in questo nostro flusso. Come settimana scorsa vi ho detto che in protesi è lo stesso, in chirurgia implantare è lo stesso, diagnosi e terapia sono due momenti che permettono di condurre un cerchio che comincia e chiude lo stesso posto. Il Digital Smile System è fondamentale perché è un ausilio alla diagnosi incredibile, ok? E la nostra chirurgia sarà guidata biologicamente. Quindi la chiave è il Digital Smile System, ma non fate l'errore di pensare che sia la soluzione, ok? È
uno strumento, non è la soluzione, è uno strumento che vi consente di migliorare incredibilmente la vostra attitudine alla diagnosi, di migliorarne la comunicazione con il vostro paziente, di poter vedere in più, ok? Non vuol dire che quello che facevo prima era sbagliato, prima era una ceratura, era una, quindi mascherina termostampata, o andavo ad analizzare con molta attenzione quindi gli zenith, comunque la biologia la conoscevamo, magari oggi abbiamo informazioni in più, ma di certo avevo ben chiaro in mente il discorso dell'attacco con il cavallo pacristale, altrimenti neanche mi accingo a farmi chiamare o penso tale parodontologo. E adesso lo faccio più facilmente, lo faccio comodamente, lo faccio più sicuramente, questo è il concetto. E allora quindi davanti alle nostre, alla nostra strada, al nostro bivio, vi metto quindi tre fattori chiave fondamentali. La corretta diagnosi, da non dimenticare mai, ok? Fate sempre prima diagnosi. Va bene, altrimenti gentilmente, ok, fate altro, perché la diagnosi in qualsiasi nostra disciplina, ok, viene prima della terapia ed è sempre unica. Poi potete fare tutte le terapie del mondo, fino anche la non terapia, come sono partito proprio da lì, ma la diagnosi è fondamentale. E poi qui abbiamo una cosa pazzesca, questo effetto sinergico incredibile tra la corretta previsualizzazione e la biologia. Noi possiamo quindi realmente, come se avessimo già fatto le nostre cose, grazie alla previsualizzazione. Questo per me è davvero ciò che mi permette di andare in tutte le direzioni, ok? E quindi di scegliere la terapia appropriata. Guardate che io dico appropriata, perché la terapia corretta relativa a quel paziente, va bene? Questa è la cosa, davvero ragazzi, che tengo a trasferirvi, il messaggio da portare a casa. Grazie, grazie, grazie per l'attenzione, sono stato anche più bravo a rispettare i tempi, perfettamente in un'ora di relazione, e adesso quindi sono contento se mi ponete qualche domanda. Sei stato impeccabile come sempre, Luca. Io darei velocissimamente la parola a Tommaso Vitali che ha... No, ci senti? Sì, sì, vi sento. No, Luca, ci senti? Luca no. Non ci sente. No. Okay. Luca mi senti a me? Ah, ok. Si sentiva la mia voce fino a poco fa? Sì, sì, perfettamente. Allora cambio. Aspettate. Adesso? Sempre, sì. Ti senti? Adesso sì. Ti sento, benissimo. Okay. Per un attimo pensavo che avessi parlato... No, sei stato impeccabile e generoso come sempre. Io per una questione di tempi di Tommaso gli darei subito la parola perché ha raccolto le domande nella Q&A e te le filtrerà. Poi si era prenotato, se ancora valido, Giorgio Servidio per un intervento live. Benone, intanto Luca, complimenti davvero per la tua esposizione. Grazie. Che è sempre molto chiara, puntuale e documentata in maniera oltremodo eccellente. Ti porto delle domande, una te le porto diciamo in ordine in cui sono arrivate, leggendoti anche la risposta che ho dato io. Quindi Marcello Messina ci chiede quanto tempo tieni mediamente in mock-up? Io ho risposto che dipende molto da cosa dobbiamo studiare e in ogni caso varia da paziente a paziente. Di solito non cerchiamo di superare le 2 settimane per motivi a volte infiammatori. Comunque te lo avremmo chiesto direttamente, sì, a te. Quindi quanto tempo mediamente... Correttissima la tua risposta, dipende dal caso. Sì. Nel mio mock-up è inclusa anche una funzione, quindi io devo testare una funzione, ho 2 scelte. Se faccio un mock-up di tipo diretto, quindi che sia fermamente stabile in bocca, allora io a quel punto faccio un mock-up che sempre sta intraoralmente, ma dedico molto tempo alla rifinitura, una piccola adesione in una porzione, immaginate quindi i settori posteriori tipo dei il top, quindi lo stabilizzo bene 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 e lo tengo quindi analizzandolo poi grazie anche a una elettromiografia che ripeto periodicamente, lo tengo in bocca anche un mese e mezzo per testarne bene le funzioni, però deve essere preciso e fatto bene, possiamo rifinirlo con molta molta attenzione, assolutamente. Nel caso in cui invece io abbia per esempio degli elementi da sostituire o delle selle dentule, ci sono invece anche mock-up che utilizzo come dei bite, quindi realizzati in materiale più rigido, quindi per esempio a quel punto non sono stampati ma sono fresati, quindi andiamo verso già una
cosa diversa, quindi già non è più all'interno solo di un costo per il paziente che sia relativo ad una corretta diagnosi, ma già è riconosciuta quindi una quota maggiore perché devo testare la funzione per un periodo più lungo, quindi fino ai 3 mesi, e utilizzo dei mock-up come se fossero dei byte, sempre a partire dal DSS. Venerdì ti mostrò dei casi complessi dove appunto andiamo a modificare quindi la dimensione verticale e a testare. Perfetto, mi inserisco sempre su una domanda relativa ai mock-up della dottoressa Muzzarelli, dove chiedeva se nei casi di usura valutavamo l'aspetto della perdita della dimensione verticale nei settori posteriori. Io ho risposto che questo ovviamente deve essere valutato attentamente in prima visita, e nei casi in cui ci sia una diminuzione della dimensione verticale vengono proposti e realizzati anche dei rialzi posteriori tipo la three-step technique. Ecco. Assolutamente, assolutamente. Quello è uno dei trattamenti forse ad oggi più frequenti nei nostri studi, e lì il DSS va veramente proprio, è proprio il suo campo, perché con il DSS possiamo testare. Faccio vedere un caso estremo settimana prossima dove gestiamo la dimensione verticale perfettamente, col DSS stampi intraoralmente davvero con una gran precisione. Ieri abbiamo fatto anche un upgrade con dei tecnici folli, pazzeschi, folli nel senso bravissimi, dove possiamo introdurre sempre in chiave completamente digitale dei rialzi perfettamente programmati, e quindi sì, assolutamente. Sempre la diagnosi, quindi se la diagnosi è il nostro paziente usurato, e allora a quel punto viene prima la funzione, poi quindi viene l'estetica. Perfetto. Dopo, altra domanda che veniva chiesto, se il mock-up finita la chirurgia deve essere più corto per lasciare guarire bene i tessuti. Io ho risposto che se il mock-up viene lasciato, ovviamente lo accorciamo sui tessuti, però nei casi in cui andiamo a fare un trattamento parodontale, poi ecco qui risponderai meglio tu, io di solito preferisco non lasciare il mock-up durante la guarigione. Correttissimo. Facciamo un distinguo, non confondiamo l'allungamento di corona clinica con questi casi, ok? Cioè nel senso che questi sono tutti i casi in cui c'è una preservazione di fibre nella zona sopracristale. Infatti, e d'accordo con me, ci sono tutti. È brutto fare i nomi di altri colleghi per farsi più forte, ma mi posso dire che tutti i parodontologi noti mi farebbero lo stesso tipo di discorso, ok? Sono stati i miei maestri. Nel momento in cui andiamo a fare questo tipo di chirurgia, interveniamo molto, molto prima. Un nome lo devo fare. Zucchelli, con il suo prozista Monaco, a tre settimane fa la preparazione definitiva degli elementi dentali. E così vi dico tutto. Ok? Quindi va benissimo. Se potete, evitate di tenere il mock-up in bocca, ma semplicemente anche perché si può passare meglio il colluttorio, si può detergere meglio la zona, e poi ci sono i punti, una scomodità per toglierli. Ok? Ma non è come un caso in cui voi mettete un provvisorio, fate un allungamento di corona dove c'è una tasca, perché lì dovete asportare tutte le fibre, perché dovete levigare la radice, ok? Quindi adesso lì ci sono dei batteri, questi sono tessuti sani. Benissimo. E ora ti pongo nell'ordine 3 domande che sono in parte connesse di tipo chirurgico, sempre di Marcello Messina e della dottoressa Muzzarelli, e dopodiché passiamo alle domande aperte, quindi diciamo quelle nuove. Le domande erano queste, ovvero, oltre al fenotipo, anche la posizione dei denti è importante, e quindi anche il disegno del lembo varierà in base al fenotipo? Questa è la prima domanda. Collegata a questa è come viene eseguita la resettiva ossea, cioè la guida è solo tramite sondaggio, e nel caso in cui sia solo tramite sondaggio c'è anche un rischio di errore? E la suddetta resezione solo vestibolare o anche interprossimale? Ok. Allora, innanzitutto, sì, la posizione dei denti può modificare la posizione, o meglio, la quota del connettivo sopracristale. Pensate per esempio ai canini, che molto spesso, quindi per portarli in posizione ortodonticamente, vengono portati verso l'esterno, ok? Lì troveremo una deiscenza naturale. Ma non vuol dire che abbiamo
perso attacco, perché in tutta quella zona dove non c'è osso c'è un compartimento di fibre saldamente adese. Non cambierà la nostra incisione, ok? Perché la nostra incisione è sempre relativa a un disegno estetico, quindi ad un'armonia che noi vogliamo raggiungere. Quello che cambia è il trattamento di queste fibre, se preservarle o meno, ok? Allora noi, se per esempio abbiamo un fenotipo, quindi abbiamo sondato prima in corrispondenza di questo canino, per esempio, che comunque non sonda perché il connettivo suprachestrale è perfettamente adeso, quindi con la sonda non scendiamo oltre i, per esempio, 3 mm e vediamo che il tessuto è spesso, ok? Quindi non vediamo il colore della sonda. Allora, a quel punto io mi faccio la mia incisione festonata, ipotizzando che ho caratterizzata che me lo consente, faccio la mia incisione festonata guidata dalla Vima, ok? E questa incisione è precisissima, perché il matching che abbiamo tra l'STL e il nostro DSS è precisissimo nell'ambito dei 0,15 mm, quindi al massimo abbiamo perso un decimo di millimetro in più. Se, per fare un'altra parentesi, se ragioniamo in modo empirico, altro che non siamo nell'ordine del decimo di millimetro, quindi se ragioniamo a mano siamo molto, molto più ampi del decimo di millimetro. Quindi è molto precisa questa riga. Quindi faccio la mia festonatura. Faccio il mio lembo nelle zone alla base della papilla a spessore parziale, poi a spessore totale vestibolarmente, e a quel punto vedo che invece ho una distanza tra la cresta ossea, quindi, e la giunzione smalto-cemento molto più profonda, perché aveva magari una deescenza, ok? Proprio perché il canino ortonticamente era stato spostato. Questo è un caso molto frequente. Io ho 4 mm. Che cosa faccio? Allora, se era spesso, considero che devo avere 3 mm, 3 mm e mezzo, quindi io misuro 3 mm, 3 mm e mezzo tra il margine della mia dima, quindi dove si sarà la posizione della gengiva, e la cresta ossea, ed elimino solo le fibre più coronali affinché io possa ottenere questa quota, ok? Questo è il concetto. Quindi non modifica la mia ostectomia, è sempre il progetto estetico che guida tutto, però dovete avere in testa ben chiare che le fibre devono restare in tutta quella zona che voi volete che la gengiva si riattacchi. Questo è il concetto. Benissimo. Poi, se fare una resettiva anche interprossimale, la resettiva interprossimale nei casi di gamma smile, mai, perché altrimenti, a meno che non vogliate perdere la verticalità della vostra papilla, non si solleva la papilla, si preserva sempre, si disepitelizza e si riattacca, questo è fondamentale. La precisione, era la terza domanda, anche con il matching, poi con l'attacco, è pazzescamente alta. Quello che può non essere così preciso, invece, se voi andate a misurare prima il compartimento sopracrestale nei biotipi molto sottili, anche se nel settore frontale in realtà, soprattutto chi ha il gamma smile, motivo per cui facciamo questo tipo di trattamento, avete sempre dei volumi maggiori. Perché? Perché in TAC potreste non vedere perfettamente le margini crestali, ok? Ma in tutti questi casi è andata alla grande, appunto tale che ci sono tante pubblicazioni che prevedono l'utilizzo della TAC nel gamma smile. Perfetto Luca, allora ci sono quattro domande aperte nella Q&A delle domande aperte, che era la prima. Volevo sapere come gestiva il problema del crescimento tessutale nel settore anteriore e dopo. Che abbiamo già risposto fondamentalmente. Il creeping attachment, cioè fondamentalmente quindi che i tessuti molli possano discendere, si gestisce fondamentalmente isolando in modo corretto le fibre sopracristalli, ok? Il creeping attachment, ok, non può manifestarsi se voi avete quindi isolato perfettamente la quota di connettivo sopracristalle che dovete lasciare, ok? Questa è la cosa importante. E in tutti i casi di interesse di questo approccio, ricordatevi di fare bene la festonatura in senso orizzontale, cioè vuol dire vertical groove, perché lì non avrete un creeping attachment, avrete un nuovo attacco più coronale e quindi si ricopre la vostra ipotetica linea di incisione semplicemente perché c'è una nuova vascolarizzazione. Okay? Questo è ampiamente documentato. Perfetto. Passiamo alle ultime domande. Si possono utilizzare mascherine con reperi per identificare
applicare il margine gengivale prima del BIN? Non c'è bisogno. Il mascherino corneo, per il fatto che dovete fare una radiografia bidimensionale, per esempio, un approccio proposto da Zucchelli è quello di prendere un cono di guttaperca, tagliarlo in modo che sia più chiara la sua fine e metterlo vestibolarmente, lo attaccate con un po' di cera e fondamentalmente si deve fermare la margine gengivale. Fate una lastra bidimensionale e potrete vedere quindi la distanza tra il margine gengivale, che sarebbe la punta della guttaperca, e il margine crestale, che si riconosce sempre su una radiografia del gruppo frontale con la tecnica del cono parallelo. Ma nel caso in cui fate un matching 3D non c'è assolutamente bisogno. Perché? Perché voi state facendo un matching del file STL o del file STL al baseline, quindi dove si vede perfettamente il margine gengivale, perfettamente, è una scansione o è un'impronta che poi viene digitalizzata, o ancora meglio invece della ceratura digitale del vostro mockup e del vostro DSS. Quindi lo vedete perfettamente, è come chirurgia implantare, non c'è bisogno di utilizzare dei mockup radiopaghi, perché voi state facendo un matching di file, quindi lo vedete ancora più correttamente perché andate a mettere un file ad altissima risoluzione. Benissimo. Passiamo alle altre due domande, di cui una, se puoi dire il nome della fresa che usi per non eliminare le fibre, e Marcello Messina poi chiedeva, nel caso in cui hai pochissima gengiva cheratinizzata vestibolarmente in altezza, come ti comporti? In qualche caso fai riposizione apicale? Questa domanda saggia, perché appunto andiamo nella classe 2, incisione intrasulculare. Gestione attentissima delle fibre sopracrestali, e lì appunto è il riposizionamento. Se fate bene i vostri calcoli, quindi gestendo bene la quota di connettivo sopracrestale, lì volete che ci sia, desiderate che ci sarà del creeping attachment che vi porterà perfettamente nella posizione finale del vostro lembo. Okay? Saranno sempre, cioè ragazzi, il lembo non cresce spontaneamente, sarebbe bellissimo questo, cresce dove ci sono delle fibre che gli consentono di crescere e di mantenersi stabile. Quindi la cosa importante è lì, preservate tutta la cheratinizzata, quindi incisione incisione intrasulculare, perfetto, assolutamente così, a tutto spessore, perché già lo spessore è sottile, solo nella zona delle papille andate a spessore parziale per avere una base vascolare, e poi a quel punto gestite bene la quota di fibre da preservare, quindi con le prese o con delle curette, come lo sapete, Zucchelli a punta smussa, togliete solo la corticale senza toccare quelli. C'è qualcuno? Ah, benissimo, benissimo, tanto ho finito la risposta. Mi si era sconnesso, così. A tutti. A tutti. Sì, anche a Carmen di là. Quindi fondamentalmente quella quota che si riguadagna di cheratinizzata sarà grazie a quelle fibre che avete lasciato, quindi si riforma tutto esattamente nella posizione da voi immaginata. Benissimo. Le frese, sì, se mi scrivete una mail, io ho un mio kit che ho fatto proprio per queste cose qui, dove ci sono i codici, sono, possiamo fare i nomi anche perché non ci sono altre aziende che fanno cose simili, ho visto da altri colleghi parodontologi cose diamantate, ma non mi hanno fatto bene perché si rischia di toccare la radice, sono della Comet, ho il mio kit dedicato e per Dental Surgery Kit vi mando i codici. Benissimo, io Luca, scusatemi, vi devo lasciare che ho una urgenza in studio. Grazie. Vi lascio la parola a te se devi dire ancora qualche cosa, o a Veronica se no per la chiusura. Intanto vi abbraccio e ci vediamo presto. Speriamo. Grazie Tommy, stay safe. Ciao Tommy, grazie. Ciao. Sempre, ciao ragazzi. Giorgio Servidio ci ha dovuto lasciare, quindi non ha potuto sottoporre la domanda live. Se non ci fossero altre domande, possiamo salutarci e ritrovarci poi la prossima settimana per il prossimo appuntamento. Bene. Direi che no, non c'è nessun altro che vuole intervenire, Luca, quindi grazie ancora a tutti e ci rivediamo la prossima settimana.
Posso ringraziare ufficialmente, leggo un commento bellissimo di Peter. Sì, il dottor Anderson, sì, sì, sì. Adesso, ah, che bello, ad un livello superiore dell'ultima lezione dell'India, lontano 84, che bello, grazie. Grazie. Io non faccio altro che studiare, ma sono le parole di altri grandi, quindi non ho fatto molto. Grazie a voi. Qualsiasi cosa, ovviamente siamo disponibili nelle, anche poi post, quindi successivamente alle dirette, e quindi ci scrivete, siamo, ci conoscete, sempre pronti. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao Veronica. Arrivederci, ciao, ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, ciao.